Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come dico sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete le novità e mettete un like se vi piace il video. Oggi questo video è dedicato al bagno. Siccome nei nostri mezzi un po' vintage, ogni giorno che entriamo probabilmente c'è un potenziale nemico, in questo caso mi sono accorto di un nemico molto insito che si trova nel bagno. Ora lo andremo a vedere insieme, vedremo qual è la problematica e insieme a voi cercherò di risolvere questo problema in un modo che sia il più rapido possibile, considerando il fatto che comunque parliamo di un mezzo del 96, quindi senza troppe smancerie, una riparazione che sia, diciamo, abbastanza solida e che possa rimanere il più a lungo possibile. Detto questo, andrò a modificare anche una parte del pavimento, che adesso vedremo insieme, in un modo abbastanza definitivo, quindi utilizzando della vetroresina e, diciamo, della fibra di vetro insieme a della resina. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ok, questo è il mio bel bagno. Come abbiamo visto, questa tavola, c'è un video specifico dove faccio vedere la realizzazione di questa tavola sagomata. Sotto questa tavola però, sollevandola, mi ero accorto che avevo questa sorpresa. Era praticamente solamente grattata, quindi quando sono andato con il dito per vedere le grattature, praticamente mi sono rimasti pezzi totalmente in mano. Però noi non ci diamo per vinti, perché non ci piacciono le cose approssimative, quindi ho preso e ho tolto tutti i pezzi che c'erano andanti e vediamo insieme come sistemarli. Eccoci qua, adesso cominciamo con un contenitore, catalizzatore, e resina e fibra di vetro. Ovviamente sono prodotti che già avevo, si vede, erano già usati per altre riparazioni. E con queste abbiamo anche i guanti, il lattice e soprattutto questa. Dovete usare una maschera almeno con il filtro, monofiltro o bifiltro, e anche un paio d'occhiali per garantire che non ci siano schizzi, perché questo prodotto qua è catalizzato, è pericolosissimo, quindi se lavorate all'interno dovete necessariamente, obbligatoriamente, utilizzare una maschera per la vostra incolumità. Qua sotto troviamo il legno originale macchiato dalle vecchie plastiche. Come potete vedere, queste sono tutti i pezzi che vengono via così, quindi è tutta tecnologia avanzata. Queste grattature qua sono state quelle che mi avevano allertato, quindi andandolo a piegare vedete che rimane praticamente tutto in mano. Andremo a tagliare anche a liscio, quindi quasi a liscio sulla curvatura di tutto il perimetro, togliendo tutta questa parte qua e andandola a sostituire con la fibra di vetro e della resina. Questo foro qua, che è praticamente il foro dello scarico che c'era prima su questa parte qua, andrò a rimuoverlo, perché praticamente non l'ho mai utilizzato e potrebbe essere fonte comunque di ritorno di odori e quant'altro. Quindi quando toglierò tutto, quello verrà ostruito in una maniera definitiva e creato un pavimento unico senza scoli. Visto che ho utilizzato la doccia molto spesso per mezzo della tavola che ho fatto, riesco a non bagnare per niente questa parte di qua, quindi l'acqua qua sarebbe inutile. Visto che mi rimane totalmente nella doccia, quindi andrò a rimuovere tutto quello, chiuderò quel buco e rifaremo tutto nuovo. Iniziamo e vediamo come fare. Siamo fuori dal camper, abbiamo una temperatura media di circa 40 gradi, questo periodo sarà durissimo. Ho appoggiato la tavola qua, l'abbiamo rimossa, provvederò anche a praticamente rilevigarla e ridargli un'altra mano di lucido, perché credo ne abbia bisogno. Quindi questa sarà una cosa che farò dopo.
In questo momento andiamo a rimuovere con il multiattrezzo, quindi il seghetto a vibrazione, andiamo a rimuovere la parte in plastica che avevamo visto prima. Ok ragazzi, andiamo, cominciamo subito con il nostro multiattrezzo, andiamo ad incidere il bagno e vediamo che cosa possiamo fare. Io farei un'incisione a questa altezza, più bassa possibile, per mantenere la parete verticale più utilizzabile possibile. Poi andremo a riempire tutto con la resina e la fibra di vetro. Cominciamo. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Come vedete, qua già sono state fatte modifiche pirotecniche dai precedenti proprietari, presumo. Artlist.io. Ok, adesso che abbiamo dato una pulita e una sistemata, andrò ad ostruire nuovamente questo foro. Metterò del sigillante qua, in Music modo da creare un piano licensing reimagined. dove poi andrò sopra a buttare, diciamo, la fibra di vetro e la resina. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. In questo caso io avendo questa dima ho realizzato già un foglio che potrebbe andare Music bene licensing reimagined. per poter ancorare il primo strato di vetroresina. Se voi non lo avete, ovviamente, o vi fate una dima di cartone e la realizzate sopra, oppure potete fare direttamente tagliare i pezzi sul posto, alcuni pezzi, e poi con calma li andate ad ancorare. Meno catalizzatore ci mettete, più tempo impiegherà per essiccare, quindi avrete più tempo a disposizione per eventualmente posizionare i nuovi strati uno sopra l'altro.
Ora prepariamo, fatto questo, prepariamo la resina e andiamo ad applicarla. Eccoci qua, iniziamo. Artlist.io. Music licensing reimagined. Vediamo il risultato dopo un paio d'ore. Allora, questo è il risultato dopo un paio d'ore di essiccazione. È ancora comunque appiccicoso, quindi dovrà ancora catalizzare. Ora lo lascio così fino a domani sera e poi verrà carteggiato e poi successivamente allisciato e verniciato. Questo qua è il risultato finale. Vediamo che diciamo è catalizzato, è molto duro, quindi è ben asciutto. E adesso ho già provveduto a scartavetrare i bordi per renderli un pochino lisci. Ora procederò con la vernice e vediamo la verniciatura. Questo è il risultato finale. Diciamo che è accettabile. Ora aspetterò che si asciuga. Questa è la terza mano e dopodiché andrò ad appoggiare sopra la tavola. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete novità selezionate la campanella e se volete iscrivervi al canale mi fa piacere, ci vuole un attimo ed è gratuito, interamente gratuito. Io con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e al prossimo video, ciao! Music licensing reimagined.